Thank you.
Your Holiness, Mr. Prime Minister, Father Francisco, representatives of the diplomatic corps of Georgia, dear guests, ladies and gentlemen, the respected audience. Sua Santità Papa Francesco, Signor Primo Ministro, membri del governo e del corpo diplomatico, cari ospiti e concittadini. One more time, I would like to salute you from the bottom of my heart at the ancient, oldest, and the most important temple of Georgian Church, Svetitskhoveli, where, so the Cathedral of the Holy Tree, where very important and highly significant sacred items are kept. The tunic of Elijah the prophet and the greatest sacred item of world significance, the tunic of our Lord the Savior Jesus Christ, which is one of the most which is buried together with the first Saint Sidonia, buried together with her in this cathedral in Georgia, che custodisce le più sacre reliquie, il mantello del santo profeta Elia e la reliquia di tutta la cristianità, la tunica del nostro Signore Gesù Cristo, sepolta insieme ad una delle prime sante della nostra Chiesa, Santa Sidonia. Saint Sidonia, she was representative of Georgian Jewish community, Georgian Jewish family. Her brother, Elios, brought from Tzcheta the Lord's tunic, and their mother, at the day of crucifixion, expired. She died because of this event of crucifixion of Jesus Christ, our Savior. Santa Sidonia era nata in una famiglia di ebrei di Mazcheta. Suo fratello Elios riportò qui la Santa Tunica, mentre la loro madre, che in questa città avvertì la passione avvenuta a Gerusalemme, morì per il dolore il Venerdì Santo nella stessa Mazcheta ed è annoverata nella lista dei primi santi della Chiesa di Georgia. We are here in the cathedral where, starting from ancient times, actually we preached Christianity, where Georgian kings were crowned, where always and today ascension to the throne of the Patriarch of Georgia takes place, and it has taken place here always. In una chiesa in cui da tempi antichissimi si consacra il sacro miron, privilegio riservato ad una sola sede in tutta la Chiesa di Georgia. In questa chiesa avveniva l'incoronazione dei sovrani di Georgia. Venivano ordinati i Catholicos-Patriarchi. Qui, al nostro fianco, si trovano le sepolture dei re e dei gerarchi della Chiesa.
The first church in this place was erected in the 4th century after Christ. And so this place where we are here belongs to the 11th century. So in the 11th century, this cathedral was constructed here, and it is in the name of 12 apostles. Dall'undicesimo invece assunse la forma attuale e dedicata ai 12 apostoli. Mtsheta is the old capital of Georgia. And up to this moment, it has been an unchangeable spiritual center of the country. It is Mtsheta è stata l'antica capitale della Georgia, mentre rimane fino ad oggi il centro spirituale più importante del paese. A lot of tears have been shed here in this sacred place. Quante lacrime e quanto sangue è stato versato su questa terra. La Georgia è sempre stata oggetto di invasioni da parte di grandi imperi, ma questa piccola oasi cristiana è sopravvissuta, conservando la propria identità, benché ad un caro, carissimo prezzo. As our famous writer and a public figure proclaimed, the saint Ilia Martali said, the Christ was crucified for us, and Georgia was crucified for the Christ, because of the Christ. In the 3rd century, 100,000 Georgian martyrs were tortured because they tried to protect Georgian church. They did not step on the icon of the Christ and Holy Mary. They refused to step on those icons. Cristo fu crocifisso per noi e la Georgia fu crocifissa per il Cristo. Ricorderò un solo esempio. Nel XIII secolo a Tbilisi, accanto alla chiesa di Sion, furono decapitati 100,000 abitanti di Tbilisi perché non vollero calpestare le icone del Salvatore e della Santa Madre di Dio appositamente poste sul ponte. Yes, our power and strength is in cordial prayers and in true adoration of God. And it is in our faith and belief. Our power lies in our faith and belief. La fervida preghiera e nell'umile servizio del Dio vero, segnato dalla totale abnegazione. Così è stato e così è. I remember the teachings, old teachings and prayers. If you have true belief, then you can commit great miracles. We need to remember that this is the main gift and treasure of our belief. So belief is our greatest treasure. La preghiera dei giusti cambia le leggi della natura.
e lo scudo sicuro contro le frecce di nemici visibili ed invisibili. Ferma persino la destra di Dio, alzata per colpire i peccatori. True belief, true faith, humility, and our traditions, this is the oldest treasure which we carefully take care of and which will help us in future. L'umiltà, la compunzione e la misericordia sono la strada dritta e breve verso la salvezza. And finally, one more time, I would like to extend my greetings to you, Your Holiness. And we recognize that in true belief is the foundation of our relations, because only true belief and love will pave the way to us for our unity. Santità, la nostra unità si trova nella vera fede e soltanto la vera fede educa l'umanità. And again, I would like to express my profound respect to you and brotherly love. Esprimere un'altra volta la mia profondissima stima e l'amore fraterno nei suoi confronti, Santità. Distinte autorità, illustri membri del corpo diplomatico, carissimi vescovi e sacerdoti, cari fratelli e sorelle. Your Holiness, Mr. Prime Minister, distinguished authorities and members of the diplomatic corps, dear brother, bishops and priests, dear brothers and sisters. Al culmine del mio pellegrinaggio in terra di Georgia, sono grato a Dio di poter sostare in raccoglimento in questo tempio santo. Qui desidero anche ringraziare vivamente per l'accoglienza ricevuta, per la vostra toccante testimonianza di fede, che mi ha fatto tanto bene. Cartul Mitzase, at the end of my pilgrimage to Georgia, I thank God for the opportunity to spend prayerful time in this holy temple. I wish to express my heartfelt gratitude for the welcome I have received, for your moving witness of faith, for the goodness of the Georgian people. Your Holiness, the words of the Psalms come to my mind. Come bello e come dolce che I fratelli vivano insieme.
e come l'olio prezioso versato sul capo. Carissimo fratello, il Signore che ci ha dato la gioia di incontrarci e di scambiare il bacio santo, riversi su di noi l'unguento profumato della concordia e faccia scendere copiose benedizioni sul nostro cammino e sul cammino di questo amato popolo. La lingua georgiana è ricca di espressioni significative che descrivono la fraternità, l'amicizia, la prossimità tra le persone. Ve n'è una nobile e genuina che manifesta la disponibilità a sostituirsi all'altro, la volontà di farsene carico, di dirgli con la vita: vorrei essere al tuo posto. Schen genazvale. Condividere nella comunione della preghiera e nell'unione degli animi le gioie e le angosce, portando i pesi gli uni degli altri. Sia questo fraterno atteggiamento cristiano a segnare la via del nostro cammino insieme. Your Holiness, the words of the Psalms come to my mind. Behold how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. It is like the precious oil upon the head. Dear brother, the Lord has granted us the joy of meeting one another and of exchanging a holy kiss. May He pour upon us the fragrant balm of concord and bestow His abundant blessing upon our path and on the path of these beloved people, Georgia people. The Georgian language is rich in meaningful expressions which describe fraternity, friendship, and closeness among people. There is one expression, those noble and genuine, which evokes a readiness to exchange place with another, Shagenatswale, the will to bear the burden, the desire to say wholeheartedly. Sharing the joys and sorrows in the communion of prayer and in the union of souls, and carrying each other's burdens. May this fraternal attitude mark the way ahead for our journey together. Questa grandiosa cattedrale che custodisce molti tesori di fede e di storia ci invita a fare memoria del passato. È quanto mai necessario perché la caduta del popolo comincia là, dove finisce la memoria del passato. La storia della Georgia è come un libro antico che ad ogni pagina narra di testimoni santi e di valori cristiani che hanno forgiato l'animo e la cultura del paese. Non di meno questo pregiato libro racconta gesta di grande apertura, accoglienza e integrazione. Sono valori inestimabili e sempre validi per questa terra e per l'intera regione, tesori che ben esprimono l'identità cristiana, la quale si mantiene tale quando rimane ben fondata nella fede e al tempo stesso sempre aperta e disponibile, mai rigida o chiusa. Il messaggio cristiano, questo luogo sacro lo ricorda, è stato nei secoli il pilastro dell'identità georgiana. Ha dato stabilità in mezzo a tanti sconvolgimenti, anche quando purtroppo non di rado la sorte del paese è stata quella di essere amaramente abbandonato a se stesso. Ma il Signore non ha mai abbandonato l'amata terra di Georgia, perché Egli è fedele in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
this magnificent cathedral, which houses so many treasures of faith and history, invites us to remember the past. This is more necessary than ever, as a people's fall begins where its memory of the past ends. The history of Georgia is like an ancient book that, with each page, relates holy testimonies and Christian values which have forged the soul and culture of the country. This esteemed book, no less so, speaks to us of deeds of great openness, welcome, and integration. These are most precious and enduring values, both for this land and the entire region. Such values express the Christian identity, which is maintained when deeply rooted in faith, and also when it is open and ready, never rigid or closed. The Christian message at this holy place recalls has for centuries been the pillar of Georgian identity. It has given stability through so many upheavals, even when, sadly not infrequently, the fate of the nation was bitterly left to fend for itself. But the Lord never abandoned the beloved land of Georgia, because He is faithful in all His words and loving in all His deeds. He upholds all who are falling and raises up all who are bowed down. La vicinanza tenera e compassionevole del Signore è qui rappresentata in modo particolare dal segno della sacra tunica. Il mistero della tunica senza cuciture, tessuta tutta di un pezzo da cima a fondo, ha attirato l'attenzione dei cristiani fin dagli inizi. Un padre antico, San Cipriano di Cartagine, ha affermato che nella tunica indivisa di Gesù appare quel vincolo di concordia che inseparabilmente unisce, quell'unità che viene dall'alto, che viene cioè dal cielo e dal Padre, che non poteva essere assolutamente lacerata. La sacra tunica, mistero di unità, ci esorta a provare grande dolore per le divisioni consumatesi tra i cristiani lungo la storia. Sono delle vere e proprie lacerazioni inferte alla carne del Signore. Al tempo stesso, però, l'unità che viene dall'alto, l'amore di Cristo che ci ha radunato donandoci non solo la sua veste, ma il suo stesso corpo, ci spingono a non rassegnarci ed ad offrire noi stessi sul suo esempio, ci stimolano alla carità sincera e alla comprensione reciproca, a ricomporre le lacerazioni animati da uno spirito di limpida fraternità cristiana. The Lord's tender and compassionate closeness is especially represented here in the sign of the sacred tunic. The mystery of the tunic, without seam, woven from top to bottom, has attracted the attention of Christians from the beginning. One of the early church fathers, Saint Cyprian of Carthage, declared that in the individual tunic of Jesus there appeared that bond of concord, inseparably cohering, that unity which comes from above, that is from heaven and from the Father, which could not be definitely rent. The holy tunic, a mystery of unity, exhorts us to feel deep pain over the historical divisions which have arisen among Christians.
These are the true and real lacerations of wounded, of that wound that Lord's flesh. At the same time, however, that unity which comes from above and the love of Christ which has brought us together, giving us not only His garment, but His very body, urge us to not give up, but rather to offer ourselves as He did. They urge us to sincere charity and to mutual understanding, to bind up wounds with the spirit of pure Christian fraternity. Ma senza paura e senza scoraggiarsi, bensì nella gioiosa certezza che la speranza cristiana ci fa pregustare. Essa ci sprona a credere che le contrapposizioni possono essere sanate e che gli ostacoli rimossi. Ci invita a non rinunciare mai a tale occasione di incontro e di dialogo e a custodire e migliorare insieme quanto già esiste. Penso ad esempio al dialogo in corso nella Commissione Mista Internazionale e ad altre proficue occasioni di scambio. San Cipriano affermava anche che la tunica di Cristo, unica, indivisa, tutta di un pezzo, indica l'inseparabile concordia del nostro popolo, di noi che ci siamo rivestiti di Cristo. Quanti sono stati battezzati in Cristo, afferma infatti l'Apostolo Paolo, si sono rivestiti di Cristo. Per questo, nonostante i nostri limiti e al di là di ogni successiva distinzione storica e culturale, siamo chiamati a essere uno in Cristo Gesù e a non mettere al primo posto le disarmonie e le divisioni tra i battezzati, perché davvero è molto più ciò che ci unisce di ciò che ci divide. Naturally, all this requires patience nurtured through trusting others and through humility. Without fear and discouragement, but rather rejoicing in the certainty which Christians' hope allow us to enjoy. This gives us the incentive to believe that differences can be healed and obstacles removed. It invites us never to miss opportunities for encounter and dialogue, and to protect and together improve what already exists. I'm thinking, for example, of the current dialogue of the International Joint Commission and other propitious occasions for exchange. Saint Cyprian stated also that Christ's tunic, one undivided, all in one piece, indicates the inseparable concord of our people, of us who have been clothed in Christ. Those baptized in Christ, as Saint Paul teaches, have been clothed in Christ. Thus, notwithstanding our limitations and quite apart from all successive cultural and historical distinctions, we are called to be one in Christ Jesus and to avoid putting first disharmony and divisions between the baptized, because what unites us is much more than divides us. And what unites us much more than what divides us. In questa cattedrale patriarcale, tanti fratelli e sorelle ricevono il battesimo che nella lingua georgiana esprime bene la vita nuova ricevuta in Cristo.
indicando un'illuminazione che dà senso a tutto, perché conduce fuori dall'oscurità. In georgiano anche la parola educazione nasce dalla stessa radice ed è perciò strettamente imparentata col battesimo. La nobiltà della lingua induce così a pensare alla bellezza di una vita cristiana fin dall'inizio luminosa. Si mantiene tale se rimane nella luce del bene e rigetta le tenebre del male. Se, custodendo la fedeltà alle proprie radici, non cede alle chiusure che rendono oscura la vita, ma si conserva ben disposta ad accogliere e imparare ad essere rischiarata da tutto ciò che è bello e vero, che le splendenti ricchezze di questo popolo siano conosciute e apprezzate, che possiamo sempre più condividere per l'arricchimento comune i tesori che Dio dona a ciascuno e aiutarci a vicenda a crescere nel bene. In this patriarchal cathedral, many of our brothers and sisters receive baptism, which in the Georgian language beautifully expresses the new life received in Christ, evoking the light which gives meaning to everything as it leads out of the darkness. In Georgian, the word education comes from the same root, and that relates strictly to baptism. The elegance of the language helps us think of the beauty of Christian life that, from its radiant beginnings, is maintained when it remains in the light of goodness and when it rejects the darkness of evil. Such beauty of the Christian life is preserved when, by guarding faithfully to its own roots, it doesn't give in to closed ways of thinking which darken life, but rather remains well disposed to welcome and to learn, to be enlightened by all that is beautiful and true. May the resplendent riches of this people be known and esteemed. May we always increasingly share the treasure that good gives to each person for our mutual enrichment and to help one another grow in what is good. Assicuro di cuore la mia preghiera perché il Signore che fa nuove tutte le cose per l'intercessione dei santi fratelli apostoli Pietro e Andrea, dei martiri e di tutti i santi accresca l'amore tra i credenti in Cristo e la luminosa ricerca di tutto quanto ci possa avvicinare, riconciliare e unire. Possano la fraternità e la collaborazione crescere ad ogni livello. Possano la preghiera e l'amore farci sempre più accogliere l'accorato desiderio del Signore su tutti quelli che credono in Lui mediante la parola degli Apostoli, che siano una sola cosa. I sincerely assure you of my prayers, though that the Lord who makes all things new through the intercession of the holy brothers and apostles, Peter and Andrew, of the martyrs and of all the saints, may deepen the love between all believers in Christ and the enlightened pursuit of everything which brings us together, reconciles and unites us. May fraternity and cooperation increase at every level, and may prayer and love make us ever more receptive to the Lord's ardent desire, so that everyone who
who believes in him through the preaching of the apostles will be one. Orthodox Assyrians living in Georgia will start singing the hymn in Georgian language, in Aramaic language, sorry.